Il tempo del Covid ci ha fatto pensare di fondare un'associazione che abbraccia più rami, perché ognuno di noi ne può approfittare e arricchirsi delle esperienze degli altri. Più siamo capaci a dare, più riceviamo tutti insieme. È un gruppo nel food che è molto forte, perché rappresenta l'impresa, la pasticceria, la cioccolateria, la gelateria. È un gruppo coeso e è diverso da tutti gli altri. È un gruppo che potrà arricchire la cultura dell'alimentazione italiana, ma non solo, arricchirà gli professionisti a essere positivi e propositivi sul mercato nazionale e internazionale. Bisogna sicuramente fare sistema, tutti insieme, tutto il mondo associativo, tutto il mondo dell'agroalimentare, la filiera dell'agroalimentare, dal campo a chi trasforma e a chi distribuisce, e quindi cercare di bypassare ancora una volta un momento di crisi, ricordando una cosa, che a livello mondiale il Made in Italy è considerato un'eccellenza e soprattutto un sogno. Partendo da questo, noi abbiamo una marcia in più rispetto a tutto il resto del mondo. Sicuramente è un momento molto importante, la nascita di questa nuova associazione vede la Calabria protagonista con 5 validi professionisti che rappresentano sia la pasticceria sia il mondo della gelateria, quindi siamo molto orgogliosi di presentare e rappresentare il nostro territorio al SINGEP con questa ripartenza e con questa nuova associazione di ambasciatori che si prefigge veramente di raggiungere degli obiettivi molto importanti. Sono onorato di far parte di questa associazione, arrivata per me ai miei 50 anni. E far parte di questa associazione con gente del calibro di Massari, Mannori, Malizia, Galla, gente che fa la pasticceria italiana, quindi per me è un momento di orgoglio e di grande crescita professionale.